Ragazzi, inizio dal retro di questo Motorola One Zoom, perché c'è la cosa, diciamocelo, più bella, la M di Motorola illuminata, oltre alla particolarità dei quattro sensori, perché qua abbiamo lo zoom 3x, abbiamo la 48 megapixel principale, abbiamo la grandangolare da 117 gradi e poi abbiamo il sensore di prossimità, quindi un comparto fotocamera, fotocamere veramente completo. Bella la finitura posteriore in metallo satinato, forse vetro, no, in realtà è vetro con vari layer e ha effetto metallo satinato, invece la cover, cioè la cover, scusate, la scocca è in metallo. Type-C, il jack che rimane, accensione, spegnimento e volume, sopra la possibilità di mettere ovviamente le SIM card e l'espansione di memoria, sono 4 GB di memoria RAM, Snapdragon 675 e il display da 6,4 pollici diagonale Full HD Plus OLED. Il sensore di impronta digitale non l'avete visto da nessuna parte perché è sotto al display, la batteria da 4000 mAh e il processore è lo Snapdragon 675 che, essendo un Android One, Motorola alleggerisce sempre molto i suoi software, sono sempre telefoni molto veloci, mi fa pensare bene per quanto riguarda la velocità, veramente fluido, adesso lo sto smanettando al volo e mi sembra molto molto veloce. Per quanto riguarda il sistema operativo, vi faccio vedere subito, ovviamente Android 9 predisposto per il 10, arriverà patch sicurezza di luglio per un telefono che, devo dire la verità, esce a 429 euro e mi è piaciuto non solo per la M dietro, ma andiamo a vedere le particolarità. Prima di tutto ci sono tutte le personalizzazioni che mi piacciono molto nel Motorola, quindi il moto display, le moto action, il, diciamo, le gesture per accendere la fotocamera, per accendere il flash, vi ho appena fatto vedere quella per attivare la fotocamera. Andiamo velocemente nelle impostazioni, così vi faccio vedere come si può cambiare ovviamente il rapporto di forma adattandolo al display e come Motorola stessa raccomandi il pixel binning, ovvero la capacità di questo telefono di andare a unire 4 pixel per fare foto più luminose, soprattutto la sera. Google Assistant anche nella fotocamera con Google Lens integrato, insomma uno smartphone che banalmente mi piace. 429 euro, ma non è l'unico Motorola presentato qua. A chi lo lascio? Adesso potrei fare un'asta perché ci sono mille persone che l'aspettano. Lo lascio a, vabbè, giocatevelo in mezzo, vabbè, è vostro. Vieni, perché qua presentano, Motorola ha presentato anche il Moto E6 di sesta generazione, se riesco a recuperarlo, perché c'è veramente una bolgia, eccolo qua. Oh, che fortuna, appena finito, vai, preso in mano. Dico subito, 139 euro, non ha specifiche wow, perché abbiamo dietro una camera da 13 megapixel, il display da 6,1 pollici, ovviamente IPS, 8 megapixel la camera anteriore e il sensore impronta digitale è messo dietro. Batteria da 3000 mAh, però ragazzi, per 139 euro potrebbe essere interessante. Una piccola chiusura con un grande in bocca al lupo a Carlo Barlocco, che da Samsung passa a Lenovo Motorola e ci ha detto che Motorola vuole un grande rilancio, o meglio Lenovo vuole un grande rilancio del brand Motorola, quindi probabilmente nei prossimi mesi e anche anni ne vedremo delle belle, speriamo, perché io Motorola l'ho sempre apprezzato tanto, ma soprattutto spero di vedere presto il foldable che riprende linea dello StarTAC con il display pieghevole. Speriamo. Ciao!